Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis per parlare del nuovo banner uscito in concomitanza con il Critical Threat di Red e Barrett. Un banner che sinceramente parlando mi piace tanto, devo essere onesto. È un banner che mi piace tanto perché sono banner con armi di supporto per due personaggi che io tendenzialmente ho sempre etichettato come support. Quindi mi consentono di ampliare la scelta e mi consentono di ampliare anche il kit fondamentalmente di questi personaggi. Andiamo a vedere però le armi nel dettaglio e capiamo il perché per me questo è un buon banner. È un buon banner, però non consiglierei di pullare. Non consiglierei di pullare semplicemente perché non è un banner limit break. A breve avremo un nuovo special event che si vocifera essere addirittura una collab, quindi non spendere le gemme in questo banner potrebbe permetterci di rafforzarci alla prossima collab che dovrebbe arrivare nel mese di novembre. Quindi è comunque un buon banner, ma già vi dico che non consiglierei di pullare, anche se in realtà il costume di Red addirittura consente di ottenere 10 punti come heal, 10 punti boost per quanto riguarda heal e 10 punti per quanto riguarda invece il buff debuff extension plus, che come ben sappiamo una sorta di arcanum per quanto riguarda il buff debuff. Infatti è un buff singolo che praticamente si va ad unire al buff debuff extension che già abbiamo all'interno del gioco, quindi ci consente praticamente di avere un personaggio che può mantenere più a lungo di gran lunga i buff e i debuff che infligge agli alleati o agli avversari. Il boost healing invece è molto comodo per coloro che hanno investito su Red un po' come support e anche un po' come maestro degli Imperil. Abbiamo avuto modo di constatare che Red è all'interno del gioco probabilmente uno dei personaggi più adatti a imporre la debolezza elementale ai nostri avversari, solo che grazie a questo costume potrebbe in un certo senso, magari in futuro oppure con quest'arma che ha ottenuto in questo momento, diventare un supporto a tutto tondo per quanto riguarda la categoria magica, anche perché la sua arma praticamente non è altro che la controparte della centipede. Infatti se Matt possiede la centipede che ti consente di curare e ottenere difesa fisica contemporaneamente, tramite il Pilot's Collar di Red abbiamo la possibilità di curare e mettere difesa magica. Quindi è esattamente la controparte di quella che era la centipede di Matt. È un'arma che inizialmente parte con mid e successivamente va in high. Quindi è praticamente la stessa identica cosa della centipede. Anche la centipede funziona in mid-mid e poi mid-high, quindi è letteralmente la stessa arma. Anche i bonus sono praticamente identici, solo per il fatto che il boost healing è più basso rispetto alla centipede perché è più alto il buff debuff extension rispetto alla centipede. La centipede si concentra molto sull'healing e un po' meno sul buff debuff extension, qui invece abbiamo delle refined un po' più equilibrate, quindi direi che anche come refined questa è comunque una buonissima arma, senza considerare il fatto che avere la possibilità di curare e mettere ovviamente difesa magica per un personaggio come Red potrebbe essere un'ottima soluzione, soprattutto per chi ha investito su Red, come ho detto prima, come support. Ma non è finita qui, perché l'arma di Barrett non scherza. L'arma di Barrett non scherza proprio, in quanto abbiamo praticamente un'arma che mette difesa magica a tutti e attacco magico a tutti. Abbiamo praticamente una Kamura free to play, fondamentalmente, anche se la Kamura aumenta l'attacco fisico, questo aumenta l'attacco magico, e questa è esattamente l'arma che io volevo su Matt e che invece è uscita su Barrett, mannaggia loro. E questa cosa da un lato non fa che rafforzare la mia ipotesi e non fa che rafforzare la mia convinzione di tenere Matt esclusivamente come buffer e support fisico e Barrett invece come support magico. Quindi è un'arma che comunque adesso mi consente di effettuare una divisione netta tra i due personaggi e che
qualora dovessi mettere in wishlist e qualora dovessi riuscire ad ottenere in più copie, ovviamente, mi permetterebbero di usare Matt o Barrett a seconda dei miei, diciamo, a seconda dei miei capricci. Anche se in realtà Barrett non ha una vera e propria arma che cura come Matt, perché Matt ha il vantaggio di avere la Prime Number o la Centipede, che riesce a curare mentre fa anche altre cose. La Centipede mette addirittura la difesa fisica, la Prime Number cura e basta. Mi sarebbe bastata in realtà anche un'arma solo di cura per Barrett in questo momento, anziché sfruttare il cura all, che comunque sia è valido, però è meno efficace ovviamente di una cura diretta. E purtroppo quest'arma non possiede il cura all come ability. Se quest'arma avesse avuto il cura all al posto del sigillo circolare, qui staremmo parlando di un'arma incredibile da pullare subito. Questa cosa invece mi frena dal volerla pullare immediatamente, e però sarà sicuramente una delle armi che metterò in wishlist da qui in avanti, perché avere comunque mid-high già a partire da subito per quanto riguarda difesa magica e attacco magico, e successivamente avere high subito a OB6 è un'ottima arma, ragazzi. È davvero davvero un'ottima arma. È anche la controparte di quella che abbiamo di Angil, se ci fate caso, dove Angil mette difesa fisica e attacco fisico a tutti, mentre invece questa mette difesa magica e attacco magico a tutti. Quindi è veramente un'ottima arma, senza considerare il fatto che Barrett possiede anche l'Assault Gun, che mette difesa fisica a tutti, e che ha comunque delle armi che ci consentono in un modo o nell'altro di giocare Barrett un po' come supporto magico. Abbiamo anche il micro laser, abbiamo anche l'electro cannon, abbiamo diversi setup che ci consentono di utilizzare Barrett come supporto magico. È vero che non abbiamo una cura, ahimè non abbiamo una cura, e che ci impedisce di giocare con un setup più aggressivo, perché dovremmo giocare comunque con due supporti e un DPS, però in base al DPS che abbiamo, avere due supporti potrebbe essere un'idea di gameplay intelligente, soprattutto per i content più avanzati. Quindi è un'arma che insieme a quella di Red sinceramente mi piacciono tanto. Il costume di Red può essere interessante per coloro che hanno investito su Red, quindi devo dire che questo è comunque un ottimo banner. Però ripeto ancora una volta, non vi consiglio di pullare adesso. Resistete ragazzi, perché a breve arriverà lo special event, addirittura a maggior ragione se è una collab bisognerà spendere lì le gemme, quindi tenetevi saldi i vostri risparmi che avete accumulato fino a questo momento, e queste però sono sicuramente armi da mettere in wishlist. Io personalmente parlando preferisco ovviamente quella di Barrett più che Red, perché Red non ce l'ho buildato benissimo, può fare qualche cosina ma non è ai livelli di Barrett. Barrett possiedo anche la skin dell'Electro Cannon, quella da pappone tutta viola, che lo rende un tank incredibilmente forte, quindi nel momento in cui uscirà una materia provoke e avrò la possibilità di utilizzare Barrett in quella maniera, ragazzi, c'è poco da fare, Barrett diventerà il mio tank effettivo. A meno che poi pullerò Angil con un kit non elementale, e allora lì staremo parlando sicuramente di qualcos'altro. Ma Barrett comunque ha preso veramente un'ottima arma, e quest'arma sottolinea la differenza tra Matt e Barrett, uno come supporto fisico e uno come supporto magico. Matt giocato con Bramble e Centipede può essere il perfetto support fisico, mentre invece Barrett con micro laser e quest'arma potrebbe essere il supporto definitivo per il team magico. Speriamo in futuro Barrett un'arma di cura, chissà, magari un'arma che possa curare direttamente senza il cura all, ma fino a quel momento amen. Quindi questo è ciò che penso di questo banner, spero che ovviamente la mia analisi possa esservi di aiuto. Fatemi sapere voi invece cosa ne pensate di questo banner, di queste armi e ovviamente di tutto quello che arriverà all'interno del gioco. Io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre vi aspetto alla prossima. Ciao!